Calcola la concentrazione di una soluzione di NH4Cl sapendo che il suo pH è uguale a 5,04. Ora, il sale è NH4Cl. Sappiamo che NH4Cl si divide completamente in NH4 più Cl meno. NH4 più in soluzione acquosa, quando lo mettiamo in acqua distillata, dà origine ad un equilibrio di questo tipo, NH3 più H3O+. Quindi un pH acido, e infatti il pH è acido. Il problema ci dà questo pH, quindi io posso conoscere la concentrazione degli ioni H3O+ che si liberano in soluzione una volta che inserisco questa quantità, questa concentrazione in soluzione, come allora la concentrazione di ioni H3O+ è uguale a 10 elevato a meno pH. Quindi 10 elevato a meno 5,04. Facciamo questo calcolo. 10 elevato a 5,04 meno uguale 9,12 per 10 elevato alla meno 6. 6. Benissimo, quindi di questo equilibrio conosco H3O+. Se io vado a riscrivere il mio equilibrio in questa maniera, NH4 più H2O, NH3 più H3O+. Allora, all'inizio e all'equilibrio. Che cosa succede? All'inizio io metto una quantità X di NH4 più, ok? Questa quantità X dopo un certo tempo arriva all'equilibrio e quindi si scinde in X, in una quantità X, meno la quantità di ioni H3 più, 9,12 per 10 alla meno 6. Dall'altra parte quindi si formano 9,12 per 10 alla meno 6 NH3 e 9,12 per 10 alla meno 6 H3O+. Andiamo a scrivere la kA di questo equilibrio. Allora, la concentrazione di NH3 per la concentrazione di H3O+ diviso la concentrazione di NH4+. Conosco questi valori? Allora, qualcosa sì, qualcosa no. Andiamo a vedere che cosa conosco e che cosa no. Allora, scriviamo nuovamente kA uguale. La concentrazione di NH3 la conosco, quindi 9,12 per 10 alla meno 6. La concentrazione di H3O+ la conosco, quindi 9,12 per 10 alla meno 6. Nuovamente, per 9,12 per 10 alla meno 6 posso già scrivere elevato al quadrato, perché tanto sono uguali, diviso NH4+. NH4+ vale x meno 9,12 per 10 elevato alla meno 6. Ora, kA. Allora, il problema non mi dice niente, mi dice solo che io ho sciolto NH4Cl. O vado a vedere il valore di kA di NH4+, oppure, siccome è più facile ricordarsi che la kB dell'ammoniaca è uguale a 1,8 per 10 alla meno 5, posso tranquillamente calcolarmi kA dalla relazione kWater fratto kB. Ok? E quindi vado a sostituire. Posso direttamente sostituire a questa equazione kWater fratto kB, che è uguale a 9,12 per 10 alla meno 6 elevato al quadrato diviso x meno 9,12 per 10 elevato alla meno 6. Piccolo ragionamento prima di andare a sostituire tutti i valori, perché comunque li conosco. kWater vale 10 alla meno 14, kB vale 1,8 per 10 alla meno 5. Come faccio a trovarlo? Lo trovo tranquillamente su tutti i libri di testo. Vediamo un attimo. Allora, NH4 più è un acido debole e in soluzione si dissocia in NH3 più H3O più. Solo che la quantità di NH3 che si forma, che è questa, 9,12 per 10 alla meno 6 molare, rispetto alla concentrazione iniziale di NH4 più, che sarebbe X, e se lo guardiamo, vedete qui, questa è la concentrazione di ioni H3O+ che si liberano in soluzione da questa dissociazione. Il termine X è molto 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 grande rispetto a 9,12 per 10 alla meno 6. Quindi diciamo che possiamo trascurare questo termine. Elimino questo termine, quindi la mia equazione diventa anche più semplice. Ad ogni modo andiamo a sostituire tutti i valori. 10 alla meno 14, 1,8 per 10 alla meno 5 è uguale a 9,12 per 10 elevato alla 6 meno al quadrato diventa 8,32 per 10 alla meno 11 diviso x. Quindi x è uguale a 8,32 per 10 alla meno 11, questo lo porto dall'altra parte invertendolo, e quindi diventa per 1,8 per 10 alla meno 5 diviso 10 alla meno 14 uguale 8,32 per 1,8. 10 alla meno 5 per 10, 10 alla meno 11 per 10 alla meno 5 fa 10 alla meno 16 per 10 elevato alla 16 meno diviso 10 elevato alla 14 meno 0,1498. Possiamo praticamente scrivere 0,1498.
15. Quindi la concentrazione iniziale di NH4+, che quindi corrisponde alla concentrazione di NH4Cl, perché il sale è completamente dissociato in soluzione acquosa, corrisponde a 0,15 molare.